La vera gioia è nella docilità allo Spirito Santo, una docilità che porta avanti la Chiesa nella storia. Così Papa Francesco, celebrando la messa a casa Santa Marta, traendo spunto da un passo degli Atti degli Apostoli in cui Filippo evangelizza l'Etiope, il Pontefice ha invitato tutti a essere strumenti operosi nelle mani dello Spirito senza opporgli resistenza e ha messo in guardia da quanti giustificano tale riluttanza con una cosiddetta fedeltà alla legge. Abbiamo sentito i giorni scorsi cosa fa la resistenza allo Spirito. Oggi abbiamo un esempio di due uomini che sono stati docili alla voce dello Spirito. E il segno è la gioia, la docilità allo Spirito è fonte di gioia. Ma io vorrei fare qualcosa, questo, ma sento che il Signore mi chiede un'altra. La gioia la troverò là, dove c'è la chiamata dello Spirito.